Parleremo di magnetostatica nei mezzi materiali, cioè introdurremo nella nostra trattazione della magnetostatica la presenza di materiali. Fino ad ora abbiamo sostanzialmente studiato la situazione nel vuoto e sappiamo che nel vuoto la relazione che c'è tra il vettore induzione magnetica, il vettore campo magnetica e di semplice proporzionalità tramite il fattore meno zero, cioè la permeabilità magnetica del vuoto. Quello che dobbiamo capire è che aspetto ha la relazione costitutiva dei mezzi materiali magnetici di nostro interesse, quindi FBH uguale 0. Questo tipo di relazione qui dobbiamo capire che aspetto. Allora, nel caso dei materiali di elettrici e conduttori, noi abbiamo studiato una sorta di modello microscopico molto semplificato per capire la fenomenologia dei fenomeni che poi si manifestavano a livello macroscopico. Per esempio, nei conduttori abbiamo visto le cariche in movimento, gli urti che sono col reticolo. Nel caso dei materiali di elettrici abbiamo visto i dipoli che tendono a orientarsi sul campo elettrico. Fare un ragionamento simile nel caso dei mezzi magnetici è praticamente impossibile, nel senso che, vi spiego, i materiali di reale interesse pratico hanno dei comportamenti talmente complessi che è molto difficile giustificarli in termini di conoscenze classiche che, diciamo, si possono avere a questo livello. Quindi per una trattazione approfondita servono conoscenze e apparati matematici e fisici molto molto avanzati. Quindi noi nei fatti rinunciamo a studiare un modello microscopico dei mezzi materiali magnetici e ci accontentiamo di in qualche modo caratterizzarli a livello macroscopico. Quindi non ci preoccupiamo di cosa succede dentro di essi, ma a livello macroscopico che cosa succede. Dobbiamo quindi ricavare questa relazione per un certo materiale e lo vogliamo fare appunto su una dimensione macroscopica. Allora, come possiamo fare? Dobbiamo trovare il legame che c'è fra B e H. Allora ragioniamo in questi termini. Consideriamo un solenoide del tipo di quelli che abbiamo visto fino a ieri pomeriggio, che sia avvolto non con le sue spire, non in aria, ma su un pezzo di questo materiale che vogliamo caratterizzare. Quindi immaginate di avere un cilindro di questo materiale che voglio caratterizzare, cioè di cui voglio trovare il legame BH, e ci avvolgo attorno un solenoide. Così. Il solenoide avrà n spire, avrà una certa lunghezza, una certa sezione, vabbè, quello che sia, vabbè, scriviamo NLS. Quindi NLS sono il numero di spire, la lunghezza del solenoide, S è la sezione del solenoide che coincide con la sezione del materiale, si suppongo che il solenoide sia avvolto molto strettamente su questo materiale. Poi ho i morsetti a B. Ok. Allora, in realtà quello che io adesso vi faccio vedere nel caso di un solenoide rettilineo, come vedete, nella realtà sperimentale si realizza con un solenoide toroidale, in realtà, perché in questo modo evitiamo i problemi delle terminazioni che ben conosciamo. Però la sostanza di quello che dico è esattamente la stessa, quindi noi lo facciamo qui perché è un pelino più semplice, però sappiamo che in pratica quando poi lo farete in laboratorio nei prossimi anni lo farete su un provino, come si chiama, toroidale. Allora, che cosa noi facciamo? Allora, con questa geometria noi possiamo sapere quanto vale il campo magnetico all'interno di questo solenoide. Sappiamo che il campo H è diretto assialmente, è uniforme e il suo valore è pari a N per I diviso L, I essendo la corrente che fluisce in questo avvolgimento. No, vabbè, il campo del solenoide abbiamo già calcolato. Questa corrente può essere misurata con un amperometro. L'amperometro è uno strumento che misura la corrente. D'accordo? Quindi,
misurando la corrente con l'amperometro, con dei semplici parametri geometrici, io so quanto vale il campo H all'interno. Quindi la misura esterna di corrente, so quanto vale il campo H all'interno del solenoide, tramite quel fattore lì. Mi serve di sapere adesso B, per capire qual è la relazione fra B e B. H lo conosco, noto la corrente, adesso devo calcolare B. Ebbene, la quantità B, adesso lo vediamo, si può misurare conoscendo la tensione misurabile da un voltmetro ai morsetti dell'avvolgimento stesso. Perché questo? La tensione V, questa, misurata dal voltmetro, è legata, abbiamo visto ieri, alla derivata del flusso concatenato con l'avvolgimento stesso. Questa è una delle relazioni che abbiamo trovato ieri quando abbiamo studiato il solenoide come bipolo, vi ricordate? In particolare, il segno più dipende dal fatto che ho scelto la convenzione dell'utilizzatore, come abbiamo commentato ieri, e qui c'è la derivata temporale del flusso concatenato con la linea gamma. Il quale flusso si scrive come n volte il flusso alla sezione, nell'ipotesi di poter trascurare gli interstizi fra le spire e tutto quello che sappiamo, per il campo B che si suppone uniforme, per l'area S della sezione della spira. Vabbè, questo l'abbiamo già visto varie volte, non sto qui a commentare ulteriormente, ma viene fuori dalle approssimazioni legate alla configurazione di campo prodotta dal solenoide. Ovvero, supponendo N ed S costanti nel tempo, questo. In altri termini, quindi, B è legato all'integrale temporale della tensione diviso 1 per ns. Lo scrivo così genericamente, ci sarebbe da dire qualcosa sugli estremi di integrazione, ma lo ometto per brevità. Quello che viene da qui è che, conoscendo la tensione e facendone l'integrale temporale, si può ricavare il valore di B all'interno del campo del solenoide stesso. Quindi, da misure esterne di corrente e di tensione, riusciamo a sapere quanto vale H e B all'interno del solenoide stesso. Quello che noi facciamo adesso, quindi, è riportare sul piano HB i moduli di queste quantità. Suppongo che esse siano allineate, non sto considerando situazioni in cui H e B siano disallineate, suppongo che siano sempre paralleli per loro, cioè proporzionali. Quindi io che faccio? Punto per punto posso costruire la caratteristica, la relazione costitutiva del mio materiale, semplicemente facendo aumentare la corrente, quindi spostandomi lungo qui, e misurando quanto vale la tensione, quindi misurando quanto vale B di conseguenza, e costruendo per punti la caratteristica. Quindi misuro coppie tensione corrente in varie situazioni e costruisco per punti la caratteristica. Questo è quello che si fa proprio praticamente, come vi dico. Quindi non è un'astrazione, è proprio quello che si fa per ricavare la relazione costitutiva di un certo materiale. Allora, se io mettessi sotto prova, sotto test, un pezzo di legno, tanto per dire, e facessi questa procedura, troverei, costruendo questa caratteristica per punti, una retta con pendenza praticamente mi con zero. La stessa cosa che avrei se lasciassi vuoto il solenoide. Se io lasciassi vuoto il solenoide, troverei una retta con pendenza mi con zero. No, naturalmente. Esiste tutta una categoria di materiali per i quali la relazione costitutiva è praticamente coincidente con quella del vuoto. Esistono situazioni in cui, diciamo, la pendenza, chiamiamola mi, rispetto a mi con zero, è maggiore di 1, ma maggiore quasi uguale a 1, intendo dire che sono 1.02, tanto per capirci. Materiali per i quali mi su mi 0 è minore di 1 ma quasi uguale a 1,
tipo 0.97, tanto per dire. Questi materiali si chiamano rispettivamente paramagnetici e diamagnetici. Quindi questi sono materiali in cui la relazione costitutiva è lineare, cioè rappresentata da una retta in questo piano, con una pendenza che è un po' superiore o un po' inferiore a quella del vuoto. Questi materiali, paramagnetici e diamagnetici, legno, la plastica e così via, sono materiali che dal punto di vista magnetico non sono affatto interessanti, perché il loro comportamento è sostanzialmente molto simile a quello del vuoto. Quindi tanto vale che lascio vuoto il solenoide e ho grosso modo la stessa cosa. Viceversa, esiste una serie di materiali, per i quali la situazione è radicalmente differente. Sono i cosiddetti materiali ferromagnetici. Si chiamano così perché il ferro è un tipico esponente di questi materiali, a quelle proprietà che adesso mi vado a descrivere. Allora, cancelliamo qui. Vabbè, allora questo lo cancello, però ve l'ho detto, direi che possiamo procedere oltre. Allora, quindi prendiamo adesso un cilindro di ferro, ci avvolgiamo il solenoide, facciamo questa operazione, costruiamo per punti la caratteristica e vediamo cosa accade. Allora, questo è H e questo è B. Il comportamento, vi dicevo, è completamente differente da quello precedente per questo tipo di materiale. Vediamo qual è questo comportamento. Allora, supponiamo di partire dall'origine di questo piano, ovvero dalla situazione, come si dice, di materiale smagnetizzato, cioè B e H sono nulli. Comincio a far aumentare la corrente nell'avvolgimento, quindi aumenta il campo H secondo quell'espressione, e vado a vedere cosa succede alla caratteristica. Ebbene, succede che la caratteristica viaggia in prima approssimazione in maniera lineare, con una pendenza che è molto maggiore di quella del vuoto. Molto maggiore intendo dire 10.000 volte, 100.000 volte addirittura, più grande di quella del vuoto, quindi molto più grande di quella del vuoto, quindi molto più pendente. Ok? Questo comportamento, pressoché lineare ad alta pendenza, persiste fino ad un certo punto, quando la curva, quando la caratteristica, la relazione costitutiva si incurva, diciamo così, fa in questo modo, cioè cambia pendenza. Questa regione in cui avviene questo cambio di pendenza si chiama ginocchio della curva. Questa regione in cui la pendenza è molto piccola si chiama regione di saturazione. Quindi dire che il materiale è in saturazione significa che si trova in questa regione qua di funzionamento. La pendenza in questa zona è esattamente quella del vuoto, quindi la pendenza qui è mico zero, mentre qui vedete molto più pendente, l'ho fatto, non dico in scala perché sarebbe, diciamo, quasi impercettibile la pendenza, però insomma ci siamo capiti. Quindi questa pendenza è molto piccola ed è pari a quella del vuoto. Supponiamo di arrivare fino a questo valore, chiamiamolo H max, corrispondente a un certo valore di corrente massimo che circola nell'avvolgimento. Quindi io sono andato da qui a qui lungo questo percorso, per ricordarmelo ci metto una freccia, mi sono mosso in questa direzione, quindi da zero, dall'origine a questo punto. Arrivato qui, torno indietro, che intendo dire? Cioè diminuisco la corrente, fino ad ora l'avevo aumentata, sono arrivato al massimo valore di corrente, quindi il massimo di campo ammissibile, adesso diminuisco la corrente. Quindi mi sposterò verso sinistra adesso, guardando l'asse delle H. Quello che succede è che nel fare questa operazione non ripercorro la stessa curva di prima, ma mi mantengo un po' al di sopra. Così. Fintanto che
quando I è pari a 0, quando la corrente è pari a 0 nell'avvolgimento, il campo B non si annulla, cioè non sono ritornato nell'origine, ma ne rimane un certo valore. Lo chiamo D con R, che si chiama induzione residua. Siamo così perché è il valore di induzione magnetica che rimane, che residua, quando il campo H è pari a 0, cioè quando la corrente è pari a 0. Per azzerare il valore di induzione magnetica, io devo, continuando a costruire per punti questa caratteristica, devo imporre un valore negativo di corrente, quindi di campo H, che si chiama campo coercitivo. Campo coercitivo. Mi seguite? Se io continuo a diminuire il valore della corrente, quindi ho invertito il segno della corrente e la mando ancora più per negativi, troverò un tratto a pendenza molto alta, un ginocchio ed una saturazione, in maniera simile a quello che avevo visto precedentemente. Immaginiamo di fermarci qui a meno H max, in modo da avere una situazione simmetrica da sinistra e a destra. Non è obbligatorio, per carità, è solo per fissare la linea. Arrivo qui, quindi qui ci sono arrivato in questa direzione. Arrivato qui, comincio a invertire nuovamente il segno della corrente. Comincio a aumentare nuovamente la corrente, e quello che trovo è che non ripercorro questa curva, ma questa volta mi mantengo al di sotto, quindi mi muovo così. Ripetendo i ragionamenti arriverò a una situazione del genere. Quello che ho disegnato alla lavagna con questa procedura si chiama ciclo di isteresi. Quindi i materiali ferromagnetici esibiscono un comportamento isteretico in termini della loro relazione costitutiva, nel senso che il legame fra B e H è rappresentato da quella curva. Allora, questa cosa introduce una complicazione enorme nello studio di questi materiali. Dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista matematico. La prima cosa che balza all'occhio è che la relazione costitutiva di questi materiali ferromagnetici non è rappresentabile da una funzione, perché semplicemente a un certo valore di H non corrisponde un unico valore di B e viceversa. Per esempio, se io dicessi che in quel materiale che sto analizzando il campo H vale questo valore qui, H cappello, e io domandassi qual è il valore di B in questo materiale, la risposta è chi lo sa. Solo in questa situazione io avrei tre possibili valori, a seconda di quale ramo del ciclo di isteresi sto percorrendo, se sto in salita, se sto in discesa, così. E così anche al contrario, no? Assegnato B, il valore di H non è nuovamente B. Quindi già dal punto di vista matematico questa cosa è, diciamo, complessa da portare. Quindi dobbiamo in qualche modo cercare di capire come venirne fuori, sostanzialmente. Ecco, in realtà, una cosa, ecco, vale la pena di dire.
la domanda che può venire adesso in mente di porsi è questa. Beh, immaginiamo che io stia percorrendo questo ciclo di stesi, quindi vado correnti decrescenti, crescenti e continuo a ciclare su questo ciclo di stesi. Questo significa che così facendo io non ritornerò mai nell'origine di questo piano, cioè non riuscirò mai a smagnetizzare il materiale con questa procedura, perché continuo ad andare su e giù per questo ciclo, la corrente va per positivi e negativi, quando la corrente è zero o sto qui, quindi non si annulla mai contemporaneamente H e B. Come faccio a smagnetizzare il materiale, cioè a riportarmi nell'origine, il punto da cui sono partito? Allora, ci sono varie tecniche per farlo. Una è quella di riscaldare il materiale. Esiste infatti una temperatura specifica, la cosiddetta temperatura di Curie, al di sopra della quale si perdono le proprietà magnetiche del materiale e quindi lo si smagnetizza. Quindi se ho un materiale magnetizzato, cioè che sta percorrendo un ciclo di stesi tipo quello che vi ho disegnato in figura, se lo riscaldo ad una certa temperatura superiore a questa temperatura critica, diciamo così, lo riporto nell'origine a essere smagnetizzato. Altra possibilità, diciamo più elettrotecnica per così dire, è quella di far percorrere al materiale una serie di cicli di steresi di ampiezza decrescente. Cioè, una volta che ho fatto un ciclo di steresi completo e sono ritornato qui, ne faccio un altro, non mi fate pasticciare il disegno, ve lo dico a voce solamente, ne faccio un altro di ampiezza un poco più piccola, mi fermo prima e torno indietro e mi fermo ancora un po' prima, poi torno da questa direzione e mi fermo prima e così via, fino a che pian piano convergo verso l'origine. Quindi faccio dei cicli di steresi di ampiezza decrescente per avvicinarmi pian piano all'origine. Quindi ci sono anche altre tecniche, voglio dire, ma insomma, esiste il modo di risolvere il problema. Questo è il messaggio. Va bene. Il fatto che la caratteristica sia la relazione costitutiva sia isteretica ha delle conseguenze notevoli, non solo dal punto di vista matematico, come vi ho accennato precedentemente, ma anche dal punto di vista fisico, diciamo così, in particolare rispetto all'energia. Vediamo un po' di che cosa stiamo parlando. Allora, cancello qui. Faccio solo metà del ciclo, faccio un ragionamento su metà del ciclo di stesi, poi potrete ripetere voi per esercizio l'altra metà e completare il ragionamento. Allora immaginiamo di considerare la metà destra di quel ciclo di stesi disegnato qui, quindi una cosa del genere. Ok, vabbè, immaginiamo che sia questo. Allora chiamo. Allora, io sono andato da questo punto qui che chiamo P con 1 in questa direzione fino a questo punto qui che chiamo P2, e poi da P2 sono tornato indietro in questa direzione fino a P3, d'accordo? Quindi ho fatto queste due trasformazioni, da P1 a P2, da P2 a P3. Allora, voglio capire cosa accade dell'energia in queste trasformazioni. Allora, ieri pomeriggio abbiamo trovato che la variazione infinitesima di energia assorbita da un solenoide, quello, ho cancellato, ma quello di cui stiamo parlando, è HdB. Vi ricordate? No, questa era la variazione di energia assorbita su un intervallo di tempo infinitesimo. Questa energia è quella che si ritrova poi nel campo magnetico. No, abbiamo discusso ieri in un certo dettaglio questa cosa. Allora, quanto vale quindi la variazione, questa volta finita, di energia nella trasformazione P1 o P2? Beh, chiaramente sarà l'integrale
fra P1 e P2 di H di B. Lo trovate? H di B è la variazione infinitesima, la integro per avere la variazione finita da P1 a P2. Allora, prima osservazione che facciamo, che segno ha questa quantità? Allora, in tutti i punti della trasformazione da P1 a P2, il valore di H è positivo, vedete, sono nel semipiano destro, quindi H è positivo in tutti i punti di questa curva. H è positivo. La quantità dB in tutti i punti della curva P1 P2 è anch'esso positivo, perché la curva, vedete, è crescente in B, porta sempre da valori più piccoli a valori più grandi di B. Quindi in ogni punto della curva la variazione infinitesima dB è positiva. Quindi questo integrante è positivo e quindi anche l'integrale lo è. Che cosa cioè vuol dire questo? Vuol dire che il solenoide sta assorbendo energia dall'esterno e sta caricando, diciamo così, di energia il campo magnetico. Quindi sono io, diciamo, dall'esterno che fornisco energia al sistema in questa trasformazione, perché sto aumentando l'energia del campo magnetico presente all'interno della struttura. Quindi è chi sta alimentando questo sistema, il generatore esterno, che sta fornendo energia al sistema in questo caso. D'accordo? Come interpretiamo graficamente questa quantità? Beh, voi sapete che l'integrale è rappresentato graficamente da un'area sottesa alla curva. Se io faccio l'integrale di f di x in dx tra e b, faccio l'area della curva sottesa dalla curva stessa, appunto, tra e b. Qui posso fare lo stesso ragionamento, però devo semplicemente fare attenzione al fatto che qui la variabile indipendente su cui faccio l'integrale è b, per cui l'area in questione la devo considerare in questo modo che ora vi faccio vedere. Questo. La vedete? Questa è la curva in questione di cui sto facendo l'integrale. E quindi, poiché faccio h di b come integrale, devo vederla con questo come asse delle variabili indipendenti. E quindi l'integrale è visto da questa, è rappresentato da quest'area che ho tratteggiato. Siamo d'accordo? Beh, a questo punto ripeto un ragionamento analogo fra p2 e p3, l'altra trasformazione che mi interessa. La cui espressione è l'integrale tra P2 e P3 di H di B. Perfetta analogia a quanto visto. Questa volta è facile convincersi che il segno di questa energia è minore di zero, perché rimanendo H positivo, perché siamo sempre in semipiano destro, dB questa volta è negativo, perché io sto facendo diminuire B. Ecco che quindi questa energia risulta negativa. In altri termini, è il campo magnetico che sta restituendo energia al sistema esterno, si sta scaricando, diciamo così. Quindi questo ramo della trasformazione è il materiale che restituisce energia al resto del sistema. No, vi ricordate, è il meccanismo di serbatoio di energia di cui abbiamo discusso. Sta succedendo proprio questo. Ecco, il problema è che se io vado a quantificare graficamente questa quantità, dovrò fare lo stesso ragionamento di prima, cioè l'area sottesa da questa curva, la quale è quella che ora vi tratteggio nell'altro verso, questa qui. La vedete? Questo vuol dire che, graficamente lo vediamo, la quantità di energia che il materiale mi restituisce nella trasformazione da P2 a P3 è minore della quantità di energia che ho dovuto dare io al materiale nella trasformazione da P1 a P2. In altri termini, questa trasformazione è causa, per così dire, una perdita di energia, perché io ne do una certa quantità e ne viene restituita una quantità che è più piccola. Questa perdita è quantificata, come vedete, proprio la differenza delle due aree, evidentemente, ovvero l'area sottesa dal ciclo di Stereo. Questa qui che è rimasta, questa qua.
Se io ripeto lo stesso ragionamento anche sull'altra metà del ciclo di steresi, troverò che per percorrere un ciclo di steresi completo devo spendere un'energia dall'esterno quantificata dall'area del ciclo di steresi. Si parla quindi di perdite per isteresi. Ripeto per la centesima volta quello di cui sto parlando. Quando percorro un ciclo di isteresi, devo dare dell'energia in certe fasi, viene restituita altra in certe altre fasi, come sta visto qui la lavagna, come sta mostrato qui la lavagna. Però il bilancio netto è in perdita, nel senso che viene restituita meno energia di quanto ne viene comunicata. Quindi c'è una perdita per isteresi che si manifesta con un riscaldamento del materiale. Quindi se io faccio percorrere un ciclo di isteresi a un materiale, esso si riscalda a causa di queste perdite per isteresi. Bene. Per quantificare queste perdite esistono delle formule empiriche. È chiaro che diciamo, non è semplice quantificarle perché andrebbe visto caso per caso l'area del ciclo di steresi, eccetera. Esistono delle formule empiriche che permettono di quantificare queste perdite. Lo scrivo qui, c'è un po' di spazio. Una delle più usate è la cosiddetta formula di Steinmetz, che dice che le perdite per isteresi, le perdite per un ciclo di isteresi sono proporzionali tramite un parametro alfa al campo induzione magnetica massimo elevato a un certo esponente a n. Queste sono le perdite, allora lo scrivo, perdite per unità di volume, allora per unità di volume, e sono perdite per ciclo di isteresi. Ok. Dove, vi dicevo, i parametri alfa ed n sono caratteristici di ogni materiale. Quindi per ogni materiale vengono tabellati questi valori e si può quindi stimare la perdita per isteresi in questi termini. È una formula empirica, ripeto, quindi non ha validità generale, ma ci dà delle stime ragionevoli nelle situazioni di interesse pratico. Il valore di n, valore di n tipico è dell'ordine di 1.6, potrebbe essere 1.8, 1.5, insomma. Questi sono i valori tipici che si trovano. Ripeto, non c'è un fondamento teorico per questo, è una formula empirica. Se io considero la situazione che sto analizzando, in cui l'alimentazione in termini di corrente è sinusoidale ad una certa frequenza F, allora che cosa vuol dire? Vuol dire che la corrente va per positivi e negativi con una frequenza F, cioè si ripresenta uguale dopo un tempo che è 1 su F il periodo. Questo vuol dire che se io ho un'alimentazione sinusoidale a frequenza F, io percorro F cicli di isteresi per ogni secondo. Se la frequenza è 50 Hz, significa che in un secondo ci sono 50 periodi della corrente. E quindi io faccio 50 cicli di isteresi, perché vado positivi, negativi, per 50 volte in un secondo. Quindi, la energia dissipata per isteresi, per unità di tempo, che quindi è una potenza, energia per unità di tempo, è pari a alfa di max per n per la frequenza f. Quindi questa è l'energia per ogni ciclo di isteresi.
se io faccio F ciclistesi al secondo, la perdita al secondo, l'energia persa al secondo, quindi la potenza, è questa espressione qua. Questo sempre per unità di volume. Se volessi la perdita complessiva, devo moltiplicare ancora per il volume, chiaramente. Se volete ci mettiamo anche volume, per dire questa è la potenza dissipata complessivamente per il sistema. D'accordo? Va bene. Allora, a questo punto, questi ultimi 10 minuti facciamo di chiacchiere, abbiamo capito una serie di cose sui materiali ferromagnetici. Abbiamo capito che un parametro importante da considerare riguarda l'area del ciclo di stesi, perché essa quantifica le perdite sostanzialmente. Allora, se io quindi considero due materiali differenti con due caratteristiche di questo tipo, vediamo che cosa possiamo dire. Ok. Questo è il materiale 1. Questo è il materiale 2. Ops. Scusate, la qualità non è eccelsa di disegni, ma spero ci capiamo. Allora, beh, cerco di aggiustarlo, sono veramente un... Allora, dicevamo, immaginiamo quindi due materiali, uno e due, con due cicli di steresi qualitativamente differenti. Uno è un ciclo di steresi, vedete, molto largo, in cui quindi c'è un'alta induzione residua e un alto campo coercitivo. Viceversa, un materiale 2, in cui il valore di induzione residua e di campo coercitivo sono molto piccoli rispetto agli altri valori in gioco. Quindi hanno due comportamenti qualitativamente molto differenti. Allora, è chiaro che, lo vediamo a occhio, dal punto di vista delle perdite, il materiale 2, a proposito, questi si chiamano materiali dolci o morbidi, soft materials, qualche volta, questi si chiamano materiali duri. Vabbè, fatto il nome corretto. Allora, dicevo, i materiali duri hanno un ciclo di stesi più ampio e quindi, in base a quello che abbiamo detto precedentemente, hanno delle perdite per isteresi molto più accentuate dei materiali dolci, perché l'area del ciclo di steresi che quantifica queste perdite è più grande nei materiali duri che non nei materiali dolci a parità di tutti i pezzi. Trovate? Quindi sembrerebbe che siano da preferirsi sempre i materiali dolci. Ecco, in realtà per le nostre applicazioni sì, ci tornerò fra un minuto, ma esistono una serie di applicazioni molto importanti che necessitano dei materiali duri invece. In che cosa sono utili i materiali duri? Beh, i materiali duri sono caratterizzati dall'avere un'alta induzione residua, l'ho detto prima. Che vuol dire induzione residua? È il valore dell'induzione magnetica che c'è quando il campo H è pari a zero, cioè quando la corrente è pari a zero. Ricordate il solenoide di cui siamo partiti. Quindi io sto dicendo questo. Questi materiali duri sono tali per cui io prendo questo cilindro di materiale duro, ci avvolgo il solenoide, lo magnetizzo, spengo la corrente, quindi levo il solenoide a quel punto, perché è come se non ci fosse, e il materiale rimane magnetizzato, cioè rimane con un'alta induzione magnetica residua. Sto realizzando quello che si chiama un magnete permanente, cioè un oggetto in grado di esibire un campo magnetico significativo, dico nerve, appunto, induzione residua, anche in assenza di corrente, una calamita, d'accordo? Quindi ogni qualvolta devo realizzare un magnete permanente, devo utilizzare dei materiali duri. Le applicazioni che invece guarderemo in questo corso non riguardano i materiali, i magneti permanenti, ma riguardano invece
le macchine elettriche, tipo i trasformatori, di cui abbiamo già parlato e poi diciamo, costruiremo via via nel corso di queste lezioni, costruiremo come oggetto matematico. In questo caso, come poi vedremo a tempo debito, il punto fondamentale è che questi dispositivi, queste macchine elettriche, funzionano normalmente con alimentazioni sinusoidali. E quindi, per questi tipi di applicazioni, tipo trasformatori, macchine elettriche e così via, il problema delle perdite diventa dominante. Nel senso che, per realizzare dei buoni trasformatori, occorrerà minimizzare le perdite che esso causa. E quindi, in particolare, dobbiamo minimizzare le perdite per istesi. Questo vuol dire che per realizzare un trasformatore sceglieremo sicuramente un materiale dolce, cioè con ciclo di isteresi stretto. Bene, quindi siamo arrivati a dire che nel prosieguo di questo corso l'attenzione sarà sui materiali dolci. Ma allora su questi materiali possiamo fare qualche ragionamento di semplificazione, per cercare di rendere più trattabile dal punto di vista matematico il problema, che abbiamo visto essere già un complesso nella sua generalità. Se il ciclo di isteresi è stretto, se io considero, come ho fatto prima, un certo valore H, cappello, del campo magnetico, i valori possibili del campo B saranno questo e questo. Beh, se il ciclo di isteresi è veramente molto stretto, non farò un grosso errore nel confondere questi due valori. In altri termini, se il ciclo di isteresi è veramente molto stretto, io non commetto un grosso errore se trascuro il suo spessore e considero una sorta di linea media, vi dirò fra un minuto di che si tratta, quella che ora vi sto disegnando qua. Quindi vi sto dicendo in pratica che, assegnato a H cappello, invece di distinguere questi due valori, li confondo con questa sorta di valore medio qua. Se il ciclo è molto stretto, non ho commesso un grande errore. Quindi invece di avere un ciclo di isteresi stretto, ho una curva vera e propria. Chiaro? Quindi questa è la prima semplificazione che posso fare per materiali dolci. Il prezzo da pagare però, badate bene, è che io faccio questa approssimazione, ma nel fare questa approssimazione magari commetto un piccolo errore qui nel capire qual è il campo magnetico corrispondente al valore H cappello, però sicuramente sto completamente trascurando le perdite per istesi, che so che esserci invece. Quando io ho collassato l'area del ciclo di isteresi a zero, considerando un'unica curva, sto sicuramente completamente trascurando le perdite per isteresi. Quindi potrò fare questa approssimazione solo se poi mi ricorderò a tempo debito di far rientrare in qualche modo le perdite per isteresi in gioco, perché non le sto più considerando. Quindi dovrò poi tenere questa cosa a mente quando poi cercherò di costruire un modello complessivo, perché questo fenomeno andrà ovviamente tenuto in conto, perché ne ho perso traccia nel momento in cui ho azzerato l'area del ciclo di isteresi. Beh, come fare a scegliere questa curva media, diciamo così? Si parla di curva di media magnetizzazione ed è definita, adesso ve lo dico, anche se magari vi spaventa questa definizione, è definita come il luogo dei vertici dei cicli di isteresi simmetrici di ampiezza decrescente. Lo ripeto? Allora, vabbè, ma è semplice il concetto, adesso ve lo dico prima e poi lo ripeto, così magari... In pratica sto dicendo questo, considero un ciclo di isteresi come questo, e prendo i vertici, questo e questo. Poi considero un altro ciclo di isteresi, di ampiezza più piccola, sempre simmetrico, e considero i vertici che saranno adesso questo e questo. Poi considero un altro ciclo di isteresi, ancora di ampiezza più piccola, sempre simmetrico, e considero i vertici, questo e questo. Colleziono tutti questi punti e costruisco questa curva che chiamo di media magnetizzazione. Quindi, diciamo, non è difficile il concetto, ma la definizione può sembrare complicata. In pratica ho detto che la curva di media magnetizzazione è il luogo dei vertici di cicli di isteresi simmetrici di ampiezza decrescente. Vabbè, comunque siamo intesi, adesso... Non è tanto importante il dettaglio di come è costruita questa curva, quanto la possibilità effettiva di approssimare con una curva questo ciclo di isteresi.
Bene, quindi già abbiamo fatto un bel passo avanti, ovvero siamo arrivati con questi opportuni ragionamenti a una situazione di questo tipo, H, B, e questa è la curva di media magnetizzazione che abbiamo appena introdotto. Ora, l'ulteriore semplificazione che noi faremo nel prosieguo di questo corso è quella di ritenere che i valori di H e B siano tali da non arrivare mai alla saturazione del materiale. Cioè ci fermeremo prima del ginocchio. Saremo sempre quindi in questa regione in cui sarà possibile approssimare la curva stessa con una retta passante per l'origine, con una certa pendenza che chiamo, guarda caso, B. Quindi in questa regione io potrò scrivere B uguale mi per H, dove mi su mi 0 è molto maggiore di 1, cioè l'ordine di 10 alla 4, 10 alla 5. Ripeto quello che ho detto. Ho detto, la curva di media magnetizzazione che ho ottenuto trascurando l'area del ciclo di Steres è quella che ho disegnato qui. Se io in più, in aggiunta, suppongo che i valori di H e B siano tali da rimanere nella zona in cui questa curva può essere approssimata da una retta, è un'ipotesi che sto facendo, cioè sto supponendo di non arrivare alla saturazione, allora potrò approssimare il legame fra B e H in termini di questa espressione qua. Una retta passante per l'origine a questa espressione, ovviamente. Dove la pendenza di questa retta, che ho chiamato mi, sarà questa volta molto maggiore di quella del vuoto, per i motivi che già vi dicevo prima. Quindi, con questa caterva di semplificazioni, siamo arrivati a dire che i materiali ferromagnetici possono, in primissima battuta, essere considerati per il tramite di questa caratteristica. Una caratteristica cioè lineare omogenea con pendenza molto maggiore di quella del vuoto. La validità di questa espressione sta nel trascurare l'area del ciclo di steresi, quindi le perdite per isteresi, e nel supporre di non essere in saturazione. Quindi ci dà delle indicazioni, quello che troveremo, però certamente per fare un calcolo più preciso di quel che accade in una macchina elettrica occorrerà tener conto anche di questi fenomeni che noi invece trascuriamo. Quindi poi nei corsi successivi, macchine elettriche e così via, approfondirete anche questi aspetti che non sono invece trattati in questo corso. Vabbè, direi che ci siamo meritati un po' di passo.